Buonasera, telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Oggi siamo a Paganica e siamo esattamente nella zona del colle che è la zona storica di Paganica, il rione storico di questa, eh, della più grande delle frazioni dell'Aquila. Siamo in particolare davanti alla facciata della Chiesa del Castello. Qui a Paganica. Questa zona continuano a chiamarla da sempre il Castello, perché qui fino al 1424. C'era appunto un maniero, eh, probabilmente con delle mura. Poi nell'ambito delle vicende della guerra dell'Aquila, Braccio da Montone contro gli Aquilani e contro una coalizione che eh, si schierò contro di lui e alla fine eh, eh, vinse eh, sulla piana di Bazzano, la famosa battaglia. Di Bazzano, eh, quindi la coalizione vinse, Braccio fu sconfitto, però per una serie di, di motivi che poi ci faremo dire da Raffaele Alloggia, questo castello fu distrutto e fu distrutto dagli Aquilani. Eh, 200 anni dopo, al posto del castello, fu ricostruita questa chiesa. Oggi, questa chiesa è inagibile, è inagibile ormai dal, dal 2009. A Paganica si è formato anche un comitato per cercare di fare qualcosa per trovare la strada per ristrutturarla. Questa chiesa, prima del terremoto, era anche sede di alcune associazioni e poi magari ne parleremo. Allora, iniziamo questa puntata con un inquadramento storico per capire dove stiamo e abbiamo qui Vincenzo Vivio, storico dell'arte che è stato già ospite più volte di L'Aquila al Centro. Allora, Vincenzo. Facci un po' la storia di questo posto, sì. allora, come dicevi tu poco fa, questo è la, il Colle del Castello, perché eh, proprio orograficamente questa collinetta si è prestata da sempre a essere fortificata. Non abbiamo notizie al riguardo, ma si può supporre che, come tanti centri della, della Vallata, qui sopra sorgesse un recinto di difesa questo in epoca medievale, ma già nella preistoria probabilmente questo era abitato, era una, una, un posto adatto alla difesa, come sempre succede, forse c'era un castelliere addirittura, ma insomma rimaniamo a tempi recenti, qui c'era un recinto di difesa, come a Bariciano, come un po' tutti i centri qui intorno. Questo recinto di difesa venne distrutto una prima volta dalla... Dagli Aquilani alla, al comando di Niccolò dell'Isola, subito dopo la rifondazione della città, proprio per prevenire ehm, eventuali mh, attacchi dai nobili che erano stati eh, buttati fuori dopo la, la costruzione della città. E questo episodio fu uno di tanti episodi che poi è rimasto nella memoria collettiva, insomma nella, nella difficoltà che si è subito instaurata fra i cittadini e i campagnoli, sostanzialmente. Nella Fondazione dell'Aquila, che è successo? È successo che la parte produttiva, la parte più attiva della popolazione di tutta la vallata, è andata. A, nella città, quindi anche gli stessi paganichesi, ma parliamo degli imprenditori, dei, dei, degli artigiani, ehm, dei commercianti sostanzialmente, nei paesi, compresa paganica, sono rimasti i produttori, i contadini, gli allevatori e questo, questo ha segnato subito una distanza fra il cittadino e il campagnolo, che poi ha avuto nel corso dei secoli degli episodi come questo, ma poi c'è stata, dicevi tu, la, la distruzione operata dopo la vittoria su Braccio da Montone, eh, che ha segnato ancora di più questa, questa diffidenza, questa, un vero e proprio odio, eh, non, non uso questa parola a caso, insomma, che si è perpetuato fino quasi ai giorni nostri. Insomma, io sono stato testimone diretto di episodi in questo senso, in cui c'è una grossa diffidenza. Ma lo diceva già Buccio di Ranallo nel 300, quello che piace al villano dispiace al dio vivente. E lui era figlio di Coppitani, però diventati cittadini. E tra l'altro, se vogliamo tornare ai giorni nostri, sappiamo quasi ai giorni nostri, sappiamo bene che nel 1927 Paganica da comune diventa frazione esatto. dell'Aquila, e che anche questo probabilmente non fu digerito molto dai. Anzi non fu digerito affatto dai Paganichesi. E poi, se vogliamo ancora arrivare a tempi più recenti, negli anni 90 c'è stato il tentativo di riavere l'autonomia comunale, un tentativo che poi finì eh, davanti alla Corte Costituzionale che in base a una legge recentissima decise che eh, Paganica non poteva tornare comune, quindi insomma questa storia che è di secoli poi alla fine arriva fino ai giorni nostri. Sì, sì. Ecco, ma questa, mh, questa zona, ecco, se vogliamo torniamo indietro di qualche secolo, oppure se vogliamo torniamo indietro anche di cento anni, anche di pochi anni. Ecco, descrivici un po' la vita in questa, in questa parte di Paganica che poi è il cuore di Paganica, il cuore storico di Paganica. Sì, naturalmente il tessuto urbano di Paganica è un tessuto legato all'attività economica, che era quella agricola e quella pastorale sostanzialmente. C'era la fontana storica che sta qui sotto, Fonte Vecchia, dove ci sono anche degli stemmi, delle, di questo forse sarebbe il caso di parlare a parte. E qui sopra, appunto, fino alla fine del Cinquecento c'erano i ruderi del castello, dopo la seconda distruzione di cui abbiamo parlato poco fa. Su questi ruderi, l'arcivescovo Giuseppe De Rubes, che era paganichese di nascita, a un certo punto decise di edificare la chiesa che vediamo alle nostre spalle, Santa Maria del Presepe, e la sua residenza, il Palazzo De Rubes, che è qui di fronte. Eh, ma non soltanto per un fatto, come devo dire, di, di riutilizzo di quello che c'era, perché questo rappresentò il primo vero tentativo autonomistico nella storia, nel senso che dalla Fondazione. Eh, ogni paese dipendeva giuridicamente dalla città anche dal punto di vista religioso cioè la parrocchia era unica e il parroco stava in città il parroco di Paganica stava a Santa Maria Paganica dentro le mura qui c'era soltanto un, un, un vicario, un vice diciamo così eh, quindi tutto l'archivio, tutto ciò che riguardava eh, le rendite andavano a finire tutti in città insomma. quindi eh, costruire questa chiesa significò costruire una nuova parrocchia Adducendo delle, delle motivazioni che la popolazione era, si era cresciuta, che la chiesa sotto era alluvionata e via dicendo, ma questa nuova parrocchia sarebbe stata diversa da tutto quel, quel dispositivo giuridico che vigeva dall'epoca delle fondazioni. Non a caso il Clero Aguilano si oppose subito. Insomma. quindi Anche in quel caso l'Aquila fece resistenza. in per Esattamente perché? Perché questo andava, andava a togliere potere. A, 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 diciamo alla struttura cittadina che controllava tutto il territorio Insomma, questo mh, tanto decantato rapporto eh, con i eh, castelli vede, cioè, è stato un rapporto molto difficile da sempre e purtroppo se ne è parlato sempre in termini edulcorati insomma, come se fosse una bella avventura ci sono stati morti, ammazzati lo stesso eh, De Rubes che qui <coughs> morì di kerbacuore sostanzialmente quando vede tutte queste resistenze fu vendicato nello stesso giorno Uh, uccidendo uno dei suoi avversari di Paganica insomma sono fatti che stanno nella storia ma di cui si parla molto raramente ecco, la sostanza è che questa chiesa di fatto non è stata mai parrocchia di Paganica perché poi la chiesa parrocchiale di Paganica ancora oggi anche questa è ancora in ricostruzione, ancora in ristrutturazione metà è stata fatta, metà deve essere fatta questi sono i misteri di questa strana ricostruzione Aguilana e quindi questa chiesa che funzione ha avuto nei, nei secoli? Sì questa in realtà lo è stata per pochissimo tempo, pochi anni fino alla sua alla revoca diciamo di quella eh, dismembrazione dell'unica dell parrocchia che dipendeva. Una volta me. che Deubes fu, fu portato, fu, fu trasferito sì, sostanzialmente. Fu promosso arcivescovo di materia e acerenza e quindi la, la classica promozione per rimuovere sostanzialmente eh, <coughs> ma poi c'è stato proprio una, un ricorso della, del collegio di San Maria Paganica eh, all'Aquila contro questa, questa parrocchia, diciamo, nuova parrocchia alla Sacra Rota che ha avuto buon esito per, diciamo, per i ricorrenti, quindi eh, è stata per pochi anni parrocchia e lo è stato anche nel periodo in cui la chiesa matrice che stava sotto Santa Maria Assunta venne demolita perché era piccola, era veramente di, del 200 quella chiesa per costruire la chiesa attuale, quindi per. per come dire, per togliere una delle motivazioni che ha portato De Rubis a costruire questa grande chiesa, cioè la cresciuta popolazione, se la popolazione è accresciuta facciamo una chiesa più grande sotto, ma questa non deve, non deve essere parrocchia e rimane come chiesa, ci sono delle sepolture, c'erano, cioè mi ricordo, nei sotterranei, ma non è, una, diciamo è stata una chiesa incompiuta, sconsagrata, con vicende eh, difficili fin dall'origine. Enzo, per chiudere brevemente con te, adesso venendo su... Eh qui nel rione Colle, davanti a questa chiesa, e, come dire, almeno a me è sembrata vedere un po' l'immagine che è in molte frazioni. Cioè qui c'è una ricostruzione in corso, qui sul Colle è anche abbastanza massiccia, però vediamo dei buchi, nel senso ci sono case ancora cadenti, ci sono delle macerie. Cioè ecco, un tuo rapido giudizio su questa ricostruzione un po' a macchia di Leopardo, che sostanzialmente sembra che per essere completata ma alla fine si scopre che non, non è ancora completata e ci vorrà ancora molto tempo. <ride> Eh, che, che posso dire? Qui c'erano grossi problemi anche prima del terremoto, come tutti i centri storici, eh, che non corrispondono più alle esigenze attuali, ma erano legati a quella civiltà contadina, insomma la gente faceva fatica ad abitarci. Non fosse altro per mancanze di accessibilità con, con le macchine, mancanze di garage, e via dicendo. Ora è chiaro che eh, qui fin quando non viene ricostruito più o meno tutto è difficile pure tornarci perché è sempre un cantiere, un cantiere dove mancano i sottoservizi, manca un pochino tutto. Eh, è è un problema enorme che andrebbe affrontato forse con altra, con altra attenzione, con altri mezzi e quello che sconforta, almeno da quel, quello che percepisco io, è che non se ne occupa nessuno. Grazie a Enzo Vivio per questo suo contributo. Raffaele Alloggia è autore di questo libro che ho qui in mano, Il Paganica e il Castello racconta, un libro recentissimo uscito pochissimi giorni fa, è stato presentato qui a Paganica appunto eh, di recente. E Raffaele Alloggia si definisce cultore di storia locale, diciamo che lui eh, non ci tiene a essere chiamato storico, però è, è, lo è, sostanzialmente lo è, chiunque fa ricerca storica è, è uno storico e poi lui sulle vicende di Pagani che ha già scritto diversi, diversi libri. Allora, Raffaele, con te vorremmo affrontare due aspetti, entrambi che si riferiscono a questa chiesa e alla storia di questo posto. Il primo l'abbiamo già accennato: nel 1424 Braccio, fortebraccio da Montone, viene battuto dagli aquilani da una coalizione nazionale, potremmo dire tra virgolette, e poi, però, qualche giorno dopo, gli aquilani vengono qui e distruggono questo castello che rimarrà in macerie per quasi 200 anni. Ecco perché gli Aguilani vengono qui dieci giorni dopo a distruggere il castello di Paganica? Ma secondo me vengono qui perché sono convinti che fra Braccio da Montone e Paganica ci fosse stata un'alleanza, non una resa naturale dopo dieci giorni di resistenza a un esercito di 4.000 uh, pietati e cavalieri. Per cui... È rimasto sempre dentro di loro l'idea che fosse stata questa alleanza. Per cui, 12, 14 giorni dopo il famoso 2 giugno, la sconfitta di, di Braccio da Montone, sono venuti qua e hanno raso al suolo il castello. Ecco, eh, così, torniamo però a diciamo, un anno indietro ed esattamente a 600 anni. Noi stiamo registrando questa puntata, e fine maggio. 2023, quindi esattamente 600 anni fa, il 22 maggio, 21-22 maggio, eh, Braccio da Montone conquista il castello di Paganica dopo appunto una decina di giorni. Qual è il problema? Qual è il giallo? E qual è soprattutto l'accusa degli Aquilani? Secondo gli Aquilani, il comandante di, questa, di questo castello, a un certo punto impaurito, minacciato da braccio che gli dice attenzione perché se voi non vi arrendete noi facciamo una strage eccetera eccetera, a un certo punto viene a patti e eh, fa entrare braccio. Ecco questa è l'accusa che gli Aquilani fanno ai paganichesi, cioè secondo gli Aquilani i paganichesi avrebbero dovuto resistere un po' di più. Ma non era possibile resistere di più di fronte a, come abbiamo detto, un esercito di quello? Per cui eh, loro una volta entrati, arrestati, eh, pagani, entrati dentro il castello, da qua hanno fatto il quartiere generale. Partivano e minacciavano l'Aquila, eh, non gli consentivano eh, l'approvvigionamento, il commercio eh, e poi hanno distrutto tutti i, cir i castelli circostanti per fare piazza pulita intorno all'Aquila. Abbiamo detto che questo posto rimane in macerie sostanzialmente per quasi esatto. due secoli. Esatto, poi nel 1553 nasce a Paganica il, quello che sarà il futuro vescovo Giuseppe de Rubes, e diventa prima vescovo di altre località e nel 1599 viene a fare il vescovo all'Aquila. All'Aquila chiaramente lui conosceva le esigenze de, di Paganica in quanto aveva una chiesa di Santa Maria. Eh, assunta piccola appunto del 200 conteneva poca gente non era sufficiente a soddisfare come scrive lui stesso le 5.000 anime che contavano a paganica per cui decise di eh, si trovare di fronte a, a un enigma cioè abbattere la chiesa e ricostruirla dove era oppure lasciare quel gioiello e farne una nuova nel luogo in cui era stato abbattuto il castello e prese questa seconda strada. Il lavoro fu dato a un paganichese, un costruttore paganichese Innocenzo Rodellini, il quale in cinque anni costruì la chiesa e il 4 di luglio 1605 fu inaugurata quindi nel 1605 viene inaugurata la chiesa poi alcune vicende ce l'ha già raccontate Vincenzo Vivio quindi questo contrasto con l'Aquila che vedeva male una nuova parrocchia indipendente da, dalla parrocchia grande Santa Maria, Santa Maria Paganica però come dire poi le cose vanno avanti la chiesa resta qui e, e quello che ti volevo chiedere adesso è la funzione non tanto di questa chiesa perché la chiesa per tanti anni è comunque rimasta chiesa poi a un certo punto come dire, ha avuto altri, eh, altre funzioni, eh, sono state ospitate eh, prima del terremoto, ospitava concerti, ospitava riunioni, ospitava assemblee popolari, però qui c'era anche, qui dietro c'era anche il carcere. Esatto, a confine esattamente con la chiesa del castello c'era un carcere mandamentale che istituzionalmente a Paganica viene notato da documenti agli inizi del Cinquecento. Però questo, carcello, questo carcere mandamentale aveva la, la funzione per piccoli reati. Soltanto durante il periodo del Vendegno del secolo scorso fu utilizzato anche per reprimere e le, chi non aveva le stesse idee, le idee altrui. Diciamo prigionieri politici, ecco, chiamiamoli, chiamiamoli genericamente. Chiamiamoli così, no? Per cui, eh, che accadde che nel 1977, eh, chi, come donatori di sangue, chiedemmo al comune dell'Aquila un locale per avere una sede. Ci fu data e all'interno di questo locale vedemmo che c'erano dei nomi di persone morte ma che avevamo conosciuto e qualcuno era ancora vivente. Per cui io pensai di fare un'intervista a questa persona per sapere innanzitutto il motivo per cui era, e era stato detenuto, secondo poi come si viveva, qual era il rapporto con il carceriere, cosa si mangiava, eh, quando uscivano al cortile che cosa facevano. Eh, ed è questo è stata registrata la voce, appunto. E... Chi era questo, diciamo il nome e il cognome. Diciamo. Questo signore era Zuccaro Pietro, detto Pierino, noto come Pierino a Paganica, che era stato detenuto e è stato prima dentro le carceri di Paganica e poi fu trasportato a quelle dell'Aquila. Dopo 5-6 mesi di, di, di carcere è, è stato, sono stati, tutto il gruppo, perché non era stato solo, sono stati diciamo, assolti per non aver commesso il reato. Ecco, tu hai citato una cosa curiosa, quando questo carcere, ormai non più carcere, è diventato sede del, dei volontari del sangue, avete notato delle scritte sui muri, ed erano delle scritte che appunto i detenuti facevano, come facevano spesso in molte carceri, per lasciare come dire, una traccia di sé, e queste tracce ci sono ancora nonostante le distruzioni. Sì, sì, ci sono molte. Alcune alle pareti le abbiamo dovute eh, perché le pareti hanno messe in modo eh, rovinoso. Mentre sul pavimento che è di pietra eh, ci sono ancora le scritte. Ci sono. Raffaele, per, per chiudere eh, con te, il colle diciamo che sta rinascendo, un po' a macchia di leopardo, un po' a fatica, con mille problemi, eccetera. Però, eh, come dire, soprattutto tu, ma credo tutti i paganichesi... Saranno d'accordo nel dire che se non rinasce questa chiesa qui, come dire, il colle è come se non avesse il cuore. Insomma, ecco, io so che insomma, qualcosa si sta facendo. Sì, si è creato un comitato eh, pro-castello, così detto, con eh, la speranza di poter eh, sistemare il castello, però all'interno fare una sala polifunzionale che possa essere utilizzata per tutte le associazioni in bando paganica non ha una sede capace di contenere e molte persone, il rapporto alla popolazione. Chiudiamo questa puntata di L'Aquila Cenno dedicata a Paganica, al castello, alla sua chiesa con Goffredo Palmerini, personaggio che non ha bisogno di presentazioni, scrittore, giornalista. E però con lui vogliamo fare un discorso un po' più generale che è legato in qualche modo alla ricostruzione, alla rinascita di questi borghi e all'importanza dei simboli. E il terremoto lo sappiamo, ha distrutto praticamente quasi tutto. O, comunque, lo ha reso inagibile. E allora eh, la rinascita di questi borghi, la ricomposizione delle comunità passa attraverso dei luoghi simboli. Questo è sicuramente uno. A Paganica c'è la Madonna d'Appari, c'è la Basilica di San Giustino. Ecco, eh, Alfredo, facciamo un ragionamento su questo. Quanto sono importanti i simboli per la rinascita? Però sono importanti le imprese, i muratori, i progettisti, ma anche i simboli. Beh, sicuramente è come se non se non fosse stato ricostruito, perché se uno non, un cittadino non si trova a proprio agio tornando a casa e vedendo degli scorci che ancora sono disastrati e che sono invece l'anima stessa della comunità, come appunto questa chiesa del castello, chiesa di Santa Maria del Presepe, è davvero una ferita che non rimargina. Eh, questa è stata in effetti uno dei simboli eh, storici della nostra comunità, con tutto il suo retaggio del quale già si è parlato. Eh, ma eh, se non altro perché è il punto più alto della, del paese e si vede da ogni angolo, eh, per la sua mole, per la sua dimensione, anche per la funzione che ha avuto per un paio di decenni, eh, tre decenni, per essere stata al centro della, della vita comunitaria del nostro paese che eh, se deve lamentare qualcosa mh, lamenta, lamenta la mancanza di un, di un luogo dove poter riunire un bel po' di persone, quanta la popolazione di, questo, di, di, questo, di questa cittadina. E purtroppo altre soluzioni che erano state approntate non sono andate a buon porto per... per per incuria o perché non, non ci si è creduto. E questa invece è, aveva già una storia vissuta per una trentina di anni, praticamente dagli anni 70, eh, alla fine degli anni 70 fino al 2009. Ecco, ehm, volevo chiederti questo: tu sei stato, ehm, sappiamo tutti, sei stato a lungo amministratore comunale, sei stato vice sindaco, e l'attenzione del comune dell'Aquila su questa chiesa c'è stata anche in passato, giusto? Certo perché negli anni, alla fine degli anni 60 iniziò la ricostruzione solo del tetto, perché erano i danni di guerra, perché qua dentro nella seconda guerra mondiale ci fu praticamente lo stazionamento dei muli dei tedeschi. Anche nella prima guerra mondiale fu usata per scopi militari. <ride> e quindi. Essendoci stato questo, questo danneggiamento, eh, si riuscì ad ottenere l'amministrazione dell'epoca almeno la ricostruzione del, del tetto che fu fatto bene da una bella impresa l'impresa chioma dell'Aquila. Quando eh, cominciai. Ad essere amministratore, particolarmente negli anni Ottanta quando fui assessore con Tullio De Rubes per cinque anni e mi posi il problema di invece risistemarla all'interno. Quindi furono fatti eh, due o tre interventi di non rilevante entità, però comunque la misero nella condizione di poter essere utilizzata a questi scopi, soprattutto di essere ripulita perché poi ha un altare <coughs> eh, ligneo molto bello, tra l'altro eh, decorato da Rozecchino, eh, che era stato massacrato dal guano dei, dei piccioni, dei, ecco, degli animali, degli animali ecco, e, e quindi fu riportato tutto a buon ordine anche con interventi che furono fatti successivamente quando tornai ad essere amministratore e vice sindaco della città negli anni 90. Goffredo, eh, allarghiamo un attimo il discorso alle chiese di, di, di Paganica, questa è una, ne abbiamo parlato e ancora in queste condizioni ce ne sono altre, alcuni lavori sono iniziati ma non sono finiti. Insomma sostanzialmente Paganica oggi ha una sola chiesa che è il Santuario della Madonna dappari, che però come dire è, è... È un luogo simbolico, ecco poi su questo vorrei anche sentirti, non è che ci si può andare tutte le domeniche diciamo, a fare, fare messa, adesso c'è una struttura provvisoria. Ecco perché succede questo secondo te? Perché un paese come Paganica di 7-8 mila abitanti non riesce ad avere finalmente una chiesa? Beh sì, noi abbiamo per fortuna avuto la, 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 il dono di questa, della chiesa degli angeli custodi da, dalla, dalle comunità della valle. Rendena, con donazioni che sono venute da lì e anche in parte dal, dal, dalla Lombardia, e questo ci ha aiutato, ma davvero eh, sotto questo punto di vista siamo stati massacrati. Dobbiamo dire per fortuna che il Santuario della Madonna da Pari, altro luogo identitario, non solo qui per i paganichesi, ma per, per i paganichesi di tutto il mondo, insomma, eh, proprio come, come anima che, che, che si riferisce a questi luoghi. <coughs> Eh, non ebbe grandi, grandi danni e comunque devo dire che lì furono subito abbastanza presto recuperati. San Giustino fu fatto un intervento di, di pronta eh, di messa in sicurezza che tuttora rimane, quella è una basilica magnifica, stupenda, non si vede da fuori, ma dentro è davvero meravigliosa quella chiesa, eh, però deve essere sistemata definitivamente. Il guaio grosso è che la parrocchiale, ecco, si accennava, e ha avuto un intervento con l8 per 1000 che ha praticamente sistemato eh, la navata centrale fino al transetto. Adesso il transetto e la canonica purtroppo ancora stanno così perché dovrebbe essere un intervento ulteriore eh, sempre da parte dello, dello Stato, della Superintendenza. Purtroppo non se ne vede, se ne vede ancora la via d'uscita e questo è un, un guaio davvero grosso perché è la, è la parrocchia nostra, la chiesa parrocchiale. Lì accanto poi tra l'altro è ancora più stridente la questione perché c'è la chiesa della Concezione, anche quello un luogo identitario? Perché prima c'era un ospedale, eh, prima del Settecento, quando fu realizzata in questo modo: eh, con, cui, con cui si vede che è lo stesso disegno del, del Palazzo Ducale di Mattia Capponi, l'architetto il, 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 che la realizzò, quella chiesa settecentesca. È praticamente messa, a resistemata, recuperata. Purtroppo ci sono delle piccole tinteggiature all'interno da finire, che sono un livello di, diciamo, di spesa banalissimo. Purtroppo ancora non succede questo. Ecco, quel è un altro luogo identitario. Che messo insieme al contesto del Palazzo Ducale renderebbe praticamente insieme alla, alla Chiesa Madre recuperata, restituirebbe veramente il, il cuore della comunità. Insomma. Grazie a Goffredo, grazie a Raffaele Alloggio, grazie a Enzo Vivio. E chiudiamo questa puntata qui da, dal Castello di Paganica, augurandoci, dalla Chiesa Castello di Paganica, augurandoci che presto si possa fare un intervento importante che la restituisca alla comunità. Buonasera a tutti.